Sono oggi all'Istituto Materboni Consili con Don Francesco Ricossa. Ci eravamo ritrovati, Don Francesco, tempo fa, è passato del tempo, e oggi ci ritroviamo per qualcosa che io ritengo estremamente importante. Di recente è uscito un suo libro dal titolo piuttosto forte, il titolo è La vergogna della tradizione. È un libro che mi ha colpito perché contiene, a pagina 4, Don Francesco, un avvertimento, un avviso. E dice appunto, avviso al lettore, questo libro tratta di argomenti che sono scabrosi, se ne raccomanda quindi la lettura ad un pubblico preparato e adulto. Come mai questa avvertenza, questo avviso, Don Francesco? Perché corrisponde alla verità. Il tema, pur trattando di letteratura, soprattutto e in parte anche di pittura, ha due punti particolari a cui mi riferirò, e uno è l'omosessualità e l'altro l'occultismo. Entrambi i temi, uno è pericoloso per la morale e l'altro è pericoloso per la fede, e trattandosi nella mia persona di un sacerdote, la nostra casa editrice essendo cattolica, evidentemente non vogliamo diffondere né l'immoralità né qualche cosa che sia pregiudiziale per la fede. Ragione per cui abbiamo messo questo avvertimento, affinché il pubblico che leggerà questo libro sappia che cosa vi troverà. Come mai Don Francesco ha avvertito l'esigenza, il dovere pastorale di scrivere un libro su un argomento così scottante? E i motivi sono stati sia generici sia specifici. Generici perché è un tema di particolare attualità. Infatti, recentemente c'è stata una recensione da parte di un'agenzia stampa corrispondenza romana che non ha la nostra stessa linea di pensiero sulle questioni dell'attualità della Chiesa, almeno non del tutto, dove però hanno mostrato come effettivamente ci sia un pericolo di simpatizzare nei confronti di questa corrente che a volte viene chiamata omosessualista, non solo da parte dei cattolici progressisti, che è scontato, ma anche, e questo invece è la novità ed è quello che stupisce, che allarma, dei cosiddetti cattolici tradizionalisti, che invece dovrebbero essere dichiaratamente opposti. Quindi il motivo generico è una questione di attualità, una questione molto grave per la Chiesa attualmente. Quello specifico è dovuto al fatto che la casa editrice e il blog che hanno propagandato, diffuso, edito il libro, eccetera, eccetera, sono persone che conosciamo molto bene, alcune delle quali hanno avuto anche dei rapporti di amicizia con noi. E ragione per cui ci tocca molto da vicino. Mi sembrava assolutamente necessario mettere in guardia queste persone, come ho fatto e lo scrivo nel libro in privato anche per lungo tempo e più volte, cercando di correggere, diciamo, la loro mira, e poi, visto che però non era possibile, non c'è stato nessun segno di ravvedimento, di correzione, di cambiamento, mi sono trovato costretto a prendere posizione in maniera pubblica, sia perché noi non si fosse corresponsabili, vista l'amicizia e la conoscenza personale, sia per far sì che le persone che si affidano al nostro istituto non siano coinvolte a loro volta, per amicizia, per conoscenza, per altri motivi, con una tendenza che a me pare del tutto pericolosa. La tesi di fondo che si sostiene da parte di questi, tra virgolette, cattolici tradizionalisti, qual è in merito? Perché pubblicare vita, opere di determinati autori del decadentismo? Cioè, qual è la tesi di fondo che sostengono? Allora, è difficile perché non so se è stata espressa in maniera esplicita e strutturata, diciamo, una tesi di fondo, no? Una tesi di fondo.
Quello che mi ha colpito di più non è stata l'unica cosa, ma è stato soprattutto un libro che è, diciamo, un po' il culmine di tutta una strategia che è durata molto a lungo e sta durando ancora, perché anche dopo l'uscita del libro sono stati pubblicati numerosissimi articoli, tutto nella stessa linea, nella stessa tendenza. Il libro è questo qui, quindi La vita di Baron Corvo, un autore inglese dell'Ottocento, fine Ottocento e primi anni del Novecento. Quindi Baron Corvo, Il viaggio sentimentale di Frederick Rolfe, edito da Radio Span, l'autore è Luca Fumagalli. Allora, che cosa sostengono? È difficile dirlo. Nella quarta di copertina ho detto, loro vogliono, dicono di volere, con queste pubblicazioni sul decadentismo, sulla pittura di quel periodo, eccetera, vogliono aprire i confini del cosiddetto tradizionalismo cattolico. Tradizionalismo cattolico visto come un mondo angusto, un mondo del tutto chiuso solamente su questioni di teologia, di dottrina, un mondo diviso tra gli uni e gli altri che passano il loro tempo a parlare male gli uni degli altri. E invece ecco la grande occasione, quella di aprirsi, potremmo dire, a tutte le tematiche possibili e immaginabili, affrontare dei temi nuovi come quelli della letteratura, della musica, del cinema, dei giochi, eccetera, eccetera, con una prospettiva nuova. Allora, di per sé potrebbe essere anche valida questa intenzione di dare una prospettiva diversa, ma siccome gli autori della casa editrice e del blog si presentano addirittura con questa etichetta a noi molto cara, carissima, quella di cattolici integrali, e essa dovrebbe essere conforme ai principi del cattolicesimo integrale, che non è una vana parola, è qualcosa di ben preciso, cioè di quei cattolici che sostennero San Pio X, quindi la linea pontificato di San Pio X, e quindi di esaminare la letteratura, l'arte, la musica e tutte le altre forme della cultura dal punto di vista del cattolicesimo integrale. Questo è quello che loro vogliono far credere. La realtà mi sembra assolutamente opposta, cioè è stato scelto di presentare al lettore cattolico e tradizionale un tipo di letteratura e di arte che col cattolicesimo e con la tradizione, con la morale cattolica, cozza in maniera gravissima. Naturalmente, per giustificare questa operazione culturale, che cosa si è detto? Tutti questi autori sono autori, quelli che presentiamo, cattolici, quindi o che sono nati cattolici o che si sono convertiti al cattolicesimo, in genere soprattutto nel mondo anglosassone. Però c'è un'altra peculiarità di questi autori, pittori, scrittori, poeti, eccetera, eccetera. Hanno due peculiarità che sono sempre assieme. Una è il cattolicesimo, l'altra invece è l'immoralità. Non solo nella loro vita, ma anche in buona parte nelle loro opere, e per molti di essi, non per tutti, per molti di essi anche una tendenza in favore dell'occultismo. È ragione per cui c'è questo miscuglio che è inquietante, tant'è vero che noi abbiamo scritto proprio nella quarta di copertina una citazione dal libro, che a sua volta è una citazione di un critico che si chiama Anson. Parlando di Baron Corvo, questo critico dice: la sua sensibilità letteraria era una mistura di estetismo, pederastia e cattolicesimo. Ecco, è un personaggio di questo genere, e poi non è solo uno, ma è una serie di personaggi. Io penso che non ho fatto il conto di quanti sono gli autori che abbiamo, di cui abbiamo trattato, che sono presentati da Radio Spada, ma saranno una quindicina. Sono anche, tanti, sì. Anche di più, sono veramente tanti. Sono tanti. E quindi non si tratta di un caso o di un autore, ma di una strategia in cui presentando tutto una,
un filone che quello che ha detto di Baron Cohen può essere detto praticamente di tutti, una mistura di estetismo, pederastia e cattolicesimo. Bene, il commento che io ne do a pagina 29 del nostro saggio è proprio questa mistura che ci ripugna. Ecco, non riteniamo ammissibile questo gusto ambiguo nel mischiare l'immoralità dichiarata, e soprattutto un certo tipo di immoralità, ma tutte le immoralità comunque, con il cattolicesimo sotto il pretesto dell'estetismo. Quindi veramente questa è la vera linea di pensiero, non dichiarata ma reale. Cioè, da un lato c'è il proposito dichiarato di aprirsi a nuovi mondi, aprirsi a un nuovo modo di diffondere la tradizione cattolica. Ma d'altra parte questa apertura si concretizza in fondo quasi sempre nella stessa via, nella stessa tematica, che questo del decadentismo, soprattutto inglese, ma con qualche cosa anche in quello francese, che però spicca per questa mescolanza, sacrilega a mio parere, di estetismo, pederastia e cattolicismo. Quindi mi pare di aver capito che tutto parte dall'intenzione dichiarata di aprirsi al mondo sostanzialmente, no? Perché il cattolicesimo vive isolato in una sorta di cantina buia, chiuso in se stesso, quindi bisogna aprirsi sostanzialmente al mondo. Ecco, ma questo non per diffondere ma per assorbire. Qual è la differenza, Don Francesco? Tra... questo non è proclamato il per assorbire, ma di fatto è. E quindi, per esempio, una serie di articoli del duo Fumagalli Seveso, ai piedi del trono vuoto, il mondo al quale loro stessi dicono di appartenere, che poi è quello non solo del tradizionalismo, ma del sede vacantismo, è descritto come, appunto, come ha detto lei, un mondo sordido, un mondo fetido, un mondo di mezzi matti, insomma, che vivono negli scantenati esistenziali. In putrefazione, in sostanza. In putrefazione, un mondo in putrefazione. L'unico modo di uscire da questo mondo è di aprirsi a qualche cosa di diverso. E quel che qualche cosa di diverso è, da due punti di vista, uno, nell'azione religiosa, collaborare con altri cattolici che non la pensano però come noi in materia di dottrina sulla situazione attuale della Chiesa, e l'altra cosa, aprirsi a una cultura che è quella che abbiamo descritto prima, cioè che presenta una mistura di cattolicesimo, estetismo, pederastia. Di fatto è quello. Perché non per farne una critica, perché io potrei anche studiare questa corrente letteraria per farne una critica serrata, infatti il mio libro è diventato questo, e invece nel modo di presentare questo mondo non è una critica, è una sorta di ammirazione, di simpatia, che non vuol dire, almeno, accettare tutto quello che questo mondo propone, ma pensare che il cattolicesimo di questi autori in un certo senso purifichi tutto il resto, e che l'arte e l'estetica anche lì abbiano questo potere di purificare tutto il resto. Don Francesco, ma mi pare a questo punto la domanda, da parte mia almeno, doverosa: c'è incertezza nella dottrina della Chiesa alla condanna della pederastia e dell'occultismo? Della pederastia e dell'occultismo evidentemente no, questa incertezza non è assolutamente possibile, è inimmaginabile, tant'è vero che ci fu un caso un po' bizzarro in cui addirittura su Radio Spada si pubblicò un saggio, un piccolo saggio in difesa dell'astrologia, che in un ambiente cattolico è perlomeno bizzarro. E in questo saggio si presenta la condanna dell'astrologia da parte, per esempio, di Papa Sisto V,
E però si critica bellamente quello che Sisto V ha deciso. Ragione per cui effettivamente ci si rende conto che certi temi non sono coerenti con la dottrina della Chiesa. Ma ancora una volta l'attitudine è questa: diamo parola a tutte le voci. Ecco, proprio per uscire dal sottoscala esistenziale di cui si parlava prima, da questo mondo chiuso, bisogna aprirsi a voci diverse. Quindi noi siamo d'accordo con Sisto V, ma pubblichiamo chi lo critica. E questa è una contraddizione. Ma vorrei, già che lei mi parla dell'insegnamento della Chiesa, certo, vorrei precisare una cosa. Ho scoperto, lo conoscevo di già, ma mi era passato totalmente per la mente, un documento del Sant'Uffizio proprio sul nostro tema. Questo documento si chiama Intermala, è stato pubblicato nel 3 marzo 1927 e recentemente è uscito un articolo che si può trovare in rete facilmente da parte in francese di Jean-Baptiste Amadieu, dove vi è narrato, cioè non solo tutto il testo in latino ed in francese, in italiano lo si trova anche sempre in rete, viene non solo pubblicato il testo di questa istruzione del 27, ma anche la storia, cioè si spiega da dove nasce questo documento che ha per oggetto la letteratura mistico-sensuale. Ecco, è lo stesso tema di cui parla il mio libro, cioè non solo sensuale, perché lì allora abbiamo una letteratura dichiaratamente sensuale che si rivolge a chi cerca queste cose. Oppure c'è la letteratura mistica in senso stretto e in senso lato, cioè religiosa, spirituale. Invece la caratteristica di questa corrente decadentista, di cui ha scritto così bene Mario Praz nel suo celebre volume La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, è un'autorità indiscussa, soprattutto certo, per gli anglisti, ma comunque è un libro che ha fatto epoca. Ebbene, la particolarità di questa letteratura decadentistica, qui si occupa soprattutto di quella francese, ma i principi sono gli stessi, è di unire per l'appunto in un matrimonio ambiguo la letteratura mistica, cioè a sfondo religioso, con quella sensuale. Ecco, la sensualità e il cosiddetto misticismo devono essere inseparabili e l'interesse di questa letteratura viene dall'unione delle due cose. Ebbene, la Chiesa in questa istruzione ha condannato e ha messo in guardia dalla letteratura mistico-sensuale, che è poi quella del decadentismo. Quando si vede da dove è originata questa istruzione, noi vediamo che sono tutti i padri del decadentismo fino agli autori degli anni 30 più recenti. E tra le scuse, i pretesti che i sostenitori di questa corrente letteraria avanzano, c'è proprio questo: il valore letterario o scientifico di queste opere. E dopo aver esaminato questa obiezione, il Sant'Uffizio, cioè la Chiesa, nega la possibilità di una letteratura puramente letteraria o scientifica che non abbia un'influenza morale. Quindi è la condanna del grande principio dell'arte per l'arte, dell'arte fina a se stessa. Quando Oscar Wilde, nel processo a cui fu sottomesso, gli chiedono se uno scritto di un decadentista, tra l'altro, che era, lo considerava osceno o no, cioè, peggio che quello è scritto male. E cioè, lui guarda solamente se un testo è scritto bene o è scritto male. Diciamo Oscar Wilde. Lui, oppure Anthony Burgess, se si pronuncia così, ha scritto un libro, o meglio, ha tenuto una conferenza a Malta per difendere, qui siamo in tempi più recenti, per difendere la liceità della letteratura pornografica. Ora, questo per il mondo moderno è normale, ma per un cattolico tradizionalista, integrista,
questo non è affatto normale. E invece ecco che dopo che ho denunciato nel mio libro, a proposito di Anthony Vargas, che è uno di questi autori esaltato da Radio Spark, dopo che ho denunciato proprio questo libro, perché è stato pubblicato poi anche la conferenza tenuta a Malta che fece scandalo a suo tempo, Radio Spada che cosa fa, o meglio Fumagalli cosa fa? E pubblica la copertina del libro, è proprio direi quasi una risposta senza rispondere, e diciamo ne parla in maniera positiva. Ragione per cui si è perplessi. Questo testo del Sant'Ufficio del 27 condanna proprio questo tentativo di conciliare gli inconciliabili. E a mio parere mischiare la religiosità e l'immoralità, unita tra l'altro anche a volte con ambiguità nel campo dell'occultismo, eccetera, ha come unico esito il sacrilegio. Ed è proprio una mentalità sacrilega di fatto che è l'esito purtroppo di questo tipo di letteratura, di arte e di cultura. Ecco, Don Francesco, mi pare che molti di questi autori che poi lei cita nel libro siano stati legati o collegati in qualche modo alla teosofia. Certamente, e la teosofia ha avuto un'influenza grandissima nell'Inghilterra, soprattutto dell'Ottocento, soprattutto nelle classi più alte, e ha continuato di avere questa influenza, appunto che ho parlato poi a Modena del 68, ma molti temi sessantottini sono la divulgazione alle masse di quello che invece in ambito più di elite erano i temi della teosofia. La teosofia è una branca di tipo massonico, che però ha avuto questa caratteristica di essere diretta più delle volte da delle donne, per esempio Elena Petrovna Blavatsky e poi Anni Besant, che hanno avuto una grandissima influenza. Ora noi vediamo molti dei personaggi presi in esame, descritti e anche lodati da Radio Spada, che hanno avuto contatti e più che contatti, influenze con la teosofia. Lo stesso caso che stupisce veramente tantissimo di Monsignor Benson, un autore cattolico inglese, figlio dell'arcivescovo, tra virgolette, di Canterbury anglicano, si fece cattolico, divenne sacerdote cattolico, uno scrittore di apologetica che ha scritto cose belle ricordando i martiri inglesi, però anche questo lato oscuro, come tantissimi dell'alta società inglese, era interessato alla magia, aveva avuto un periodo di passione per la teosofia, d'altronde anche suo padre, suo zio, erano anche molti vescovi, sempre tra virgolette, anglicani, erano appassionati di spiritismo, insomma veramente si è stupiti di vedere in un mondo di quel genere queste passioni, questi interessi per l'occulto. Quindi, come lei ha detto, Modena, i frutti del 68 nascono dall'albero della teosofia. Certamente è uno degli antenati nell'albero genealogico, certo, del 68, certo. Si pensi per esempio al femminismo, certo. E la teosofia ha lanciato il femminismo, le campagne per il femminismo, per l'amore libero, la distruzione della famiglia. Si pensi all'esaltazione delle religioni orientali, l'induismo, il buddismo, eccetera, sono tutti temi tipici dei teosofi che ritroviamo poi tra i figli dei fiori, possiamo dire così. Don Francesco, possiamo fare una precisazione, è una cosa che ritengo estremamente importante, fare una precisazione su che cos'è l'arte, visto che nel libro lei parla di arte, no? Appunto rifacendosi alle tesi di Radio Spada, al fatto che loro comunque divulgano questi scritti, dipinti, eccetera, di artisti. Ma l'arte che cos'è in sostanza? È possibile spacciare tutto per arte? Quello che l'istruzione del 27 dice è proprio questo no. Gli antichi davano non dell'arte ma del bello. La definizione quod apprehensum placet,
ciò che piace una volta che è conosciuto. E questo vuol dire che il bello è tra i trascendentali, come dice la sì. Tra i trascendentali, un trascendentale che viene dal vero, perché l'apprendere, il conoscere è il vero, e il bene. Ecco. Per cui certamente ci potrà essere, anche in una letteratura profondamente immorale, oppure dottrinalmente erronea, ci potrà essere l'eleganza dello scritto o una certa bellezza nelle forme, questo non c'è dubbio, ma non può essere chiamato integralmente bello, perché il bello vero non può essere disgiunto dalla verità e non può essere disgiunto dal bene. Sia il bene morale, sia la somma verità che è Dio. Tanto più quando si pretende che l'arte sia unita a qualche cosa di religioso, come che è lo scopo, diciamo, di chi vuol presentare al lettore cattolico il decadentismo. E allora, può essere chiamato veramente bello una letteratura che svilisce l'uomo invece di elevarlo? Penso di no, almeno penso che un cristiano debba rispondere di no, altrimenti cadiamo appunto nell'estetismo. L'estetica è una cosa bella, è una cosa giusta, l'estetismo è una deformazione, cioè mettere la bellezza puramente formale, esteriore, eccetera, come unico fine, appunto fine a se stesso, l'arte per l'arte, quando invece dovrebbe essere ulteriormente finalizzata. E quindi un ideale pagano, che è richiamato più volte da questi personaggi, dal maestro di Oscar Wilde, Pater, da Baron Corvo, eccetera, eccetera, avevano tutti questo ideale del mondo greco, che certamente poneva la bellezza tra i valori supremi, ma il cristianesimo, senza negare l'importanza della bellezza e senza negare l'arte antica, tuttavia le dà una caratteristica diversa, integra, perfeziona e corregge profondamente il concetto puramente pagano di bellezza artistica per fare anche della bellezza e dell'arte, bene o male, in un modo o in un altro, uno strumento per l'elevazione dell'uomo e soprattutto per arrivare a Dio e non invece allontanarsi da Lui. Visto anche così, i temi che il libro affronta, come è stato accolto il suo libro, Don Francesco? È stato accolto, beh, noi non pretendiamo di essere conosciuti universalmente, però siccome è un libro che prima di tutto è diretto a tutti e chiunque lo voglia comprare, anche gente che non conosce per nulla le polemiche del nostro piccolo mondo, evidentemente possono essere interessati. Ma è diretto innanzitutto e prima di tutto a chi frequenta il mondo cattolico tradizionalista o integrale, che dir si voglia, che poi non sono dei sinonimi a dire la verità, è diretto soprattutto a questo mondo. Ho mandato una copia del mio libro in omaggio ai principali capofila del mondo tradizionalista cattolico in senso molto lato, cioè mettendoci anche persone che solo in maniera marginale possono far parte di questo mondo, per sottomettere loro appunto al loro giudizio, anche perché molti di questi, se non quasi tutti, prendono pubblicamente posizione contro le infiltrazioni di una certa simpatia per la pederastia, l'omosessualità, l'immoralità in campo cattolico modernista, e che hanno mandato questo libro per dire: guardate, forse c'è un problema anche tra di noi, o meglio, c'è una deviazione anche tra alcuni di noi, vediamo che cosa si può fare per denunciare questo fenomeno, per correggerlo. Anche perché queste persone si proclamano avversari strenui di questa commistione
tra l'omosessualismo, per esempio, in ambito cattolico, purché sia quello modernista, allora fanno delle processioni di riparazione contro il gay pride e questo gli attira simpatie e notorietà mediatica, e poi dopo nelle loro pagine di cultura invece promuovono una cultura che è affine a questo modo di fare. E qual è stata la risposta da queste persone? Abbiamo avuto due noti personaggi del mondo cattolico tradizionale in senso lato che non concordano con noi, ma che hanno avuto il coraggio di parlare di questo libro, Camilleri, Rino Camilleri e il professor Roberto De Mattei. Ma lei dice non concordano in generale, ma concordano con il libro? A questo punto concordano soprattutto De Mattei, insomma almeno col nome di Emanuele Barbieri, sulla corrispondenza romana che è sotto la responsabilità del professore Roberto De Mattei. C'è un articolo veramente importante e ben fatto sul pericolo di un tradizionalismo, tra virgolette, gay friendly, cioè amichevole verso il mondo gay, come viene chiamato oggi dai nemici, perché anche i nomi sono dati, già dipendono molto, indirizzano in un senso. Tutti gli altri, silenzio assoluto. Silenzio assoluto da un lato. E per alcuni di loro collaborazione non stretta ma strettissima con Radio Spada. Per cui pubblicamente, se un vescovo progressista, modernista, ha una collusione ormai all'ordine del giorno scandalosissimo con questo mondo anticattolico e anticristiano dell'omosessualismo eccetera, si stracciano le vesti e denunciano giustamente queste collusioni. Quando poi sono in casa loro c'è il silenzio più totale, quindi quello che ho constatato è una grande omertà che è dovuto, immagino, non penso a una condivisione di questa attitudine, di questo modo di presentare le cose, ma è dovuto probabilmente al fatto che si vede che poco importa della verità, ma si pensa di poter fare qualcosa assieme e che non si parla male l'uno dell'altro e quindi bisogna occultare questo problema. Questa è la mia interpretazione più benigna che posso dare del silenzio di queste persone, se no bisogna dire che sono complici. Non ne faccio il nome, ma si fa in fretta a vedere di chi si tratta. Beh, al di là delle interpretazioni, comunque il silenzio già di per sé dice molto. Alcune persone in privato mi hanno scritto manifestando il loro accordo, ma si sono rifiutate di prendere posizione in pubblico. E anzi, di fatto, hanno continuato a collaborare con Radio Spada, che di fatto continua a sostenere e a pubblicare cose di questo genere. Cosa ha pensato quando è uscito il suo libro e magari ha immaginato che veniva letto dai cattolici? Ho pensato che era un mio dovere farlo, anche se mi addolora profondamente, tanto più che, lo ripeto, le persone di cui ho dovuto criticare questa attitudine, diciamo questa corrente letteraria, questo modo di pensare, di presentare le cose, alcune di loro le conosco da anni e ho cercato, lo ripeto, più volte privatamente di metterli in guardia, pensando di riuscire ancora a ottenerlo. E quando ho visto che non c'era più nulla da fare, li ho avvertiti che avrei pubblicato questa cosa, ha detto va bene, ha detto allora noi risponderemo quando sarà pubblicato, io attendo ancora questa risposta e sono naturalmente disposto a correggere quello che potrebbe essere impreciso o inesatto o sbagliato in quello che ho scritto. Naturalmente sono sempre disponibile al dialogo sincero e onesto e corretto alla ricerca della verità. Ci sono state, Don Francesco, delle presentazioni del libro da parte sua? È disponibile per eventuali presentazioni? Allora, presentazioni del libro non ci sono state, neanche una. Questo dipende da noi, perché
perché siamo noi che possiamo decidere di fare una presentazione del libro. C'è adesso questa video intervista, abbiamo appunto, come ho detto, inviato il libro in omaggio a chi poteva essere interessato eventualmente parlarne. Il libro lo si può ordinare presso il centro librario Sodalizio qui a Verù Savoia. Poi, siccome teniamo delle conferenze, dei convegni, dei congressi, recentemente abbiamo tenuto a Modena sul tema del 68, a novembre, quindi tra pochi giorni ce ne sarà un altro a Milano, poi dovrei più tardi parlare a Modena di nuovo. E in tutte queste occasioni, quando cioè abbiamo occasione di organizzare una conferenza, un convegno, un seminario di studi, naturalmente mettiamo in vendita i nostri libri, e ci sarà anche questo, che è stato il più venduto a Modena, per esempio, il più venduto, la prima edizione già esaurita, e quindi adesso abbiamo ristampato una seconda edizione, purtroppo non rivista e corretta, avrei voluto aggiungere qualcosa, il tempo è mancato, lo faremo magari se ci sarà per una terza edizione. Grazie Don Francesco per la sua disponibilità e per tutto quello che ci ha detto, grazie. Beh, ancora. Speriamo che ne uscirà del bene da tutto ciò.